Ma conviene veramente andare a investire in Cina, nei mercati cinesi? Io personalmente non lo faccio e ti vado a spiegare in questo video le mie motivazioni. Però ovviamente alla fine di questo video mi piacerebbe sapere anche la tua opinione. Magari se mi lasci un commento qui sotto possiamo aprire una discussione non solo in base alla mia valutazione e al mio modo di pensare, ma anche e soprattutto in base alle tue, perché ovviamente fra di noi, discutendo, si impara l'un l'altro. Ciao a tutti, io sono Pasquale e questo è Risparmio e bentornati in un nuovo video del vostro risparmiatore e investitore della porta accanto. Oggi appunto andiamo a vedere perché io non vado a investire in Cina e perché non penso di andarci a investire mai fino a quando non mi andranno a mettere nella cosiddetta cassa di Mogano. Ovviamente per iniziare ti voglio ricordare che in qualunque momento, se questo video è di tuo gradimento, puoi lasciare un pollice in su e ovviamente se sei nuovo iscriviti al canale e cliccare la campanella delle notifiche per non perdere nessun video successivo. Per cui va bene, investire in Cina? No grazie, almeno per me. Perché? Allora, partiamo da una premessa. Io non ho nessun preconcetto sulle aziende cinesi. Non è che dico non investo in Cina perché non mi piace la Cina. Anzi, considero le aziende cinesi e la Cina come il futuro dell'investimento, come il mercato che andrà a fornire magari dei rendimenti maggiori di quello che non abbia dato in questi ultimi anni l'S&P 500 o gli Stati Uniti d'America. Le vedo fortemente in crescita. Ci sono nel lungo termine delle forti opportunità, secondo me delle opportunità importantissime per chi voglia investire nel mercato cinese. Per cui quelle che vado a fare io sono ovviamente considerazioni di tipo personale basate su alcune mie considerazioni che ovviamente si vanno a plagiare su quello che è la mia età, il mio stile di investimento, i miei obiettivi appunto di quelli che sono i miei risparmi e i miei investimenti. Credo personalmente che un investitore consapevole debba andare a investire in qualcosa capendo però prima perché va a fare un qualsiasi tipo di investimento e se questo investimento si va a sposare bene con la propria strategia. Perché? Perché non tutti quanti siamo uguali come investitori, come persone, come carattere, per cui ogni cosa va ponderata così come siamo fatti noi e così come vogliamo essere noi con i nostri investimenti. Io, per cui ripeto, ribadisco che non investirò mai in aziende cinesi per i motivi che vado a citare ed elencare. Prima però voglio portare due esempi che molto probabilmente per chi mi ascolta in questo momento non avranno senso, non saranno connessi con quello che è il discorso dell'investimento, ma alla fine insomma vado a farvi capire che invece sono connessi. Per cui andiamo a parlare prima di una cosa, la caduta del muro di Berlino. Voi non ve la ricordate, io fortunatamente o sfortunatamente me la ricordo. Il muro che circondava Berlino Ovest divise le due città di Berlino per più di 28 anni. Più precisamente, questa divisione avvenne fra il 13 agosto del 1961 fino al 9 novembre del 1989. Io avevo 11 anni. Giorno in cui il governo tedesco orientale si vide costretto a decretare la riapertura delle frontiere con la Repubblica Federale Tedesca. Già l'Ungheria aveva aperto le proprie frontiere con l'Austria il 23 agosto del 1989, dando così la possibilità di espatriare in Occidente ai tedeschi dell'Est che in quel momento si trovavano in altri paesi dell'Europa orientale. Cosa c'entra? Andiamo a vedere la seconda slide. Le proteste di piazza Tiananmen. Queste me le ricordo anche, perché era nello stesso periodo. La protesta di piazza Tiananmen fu una serie di manifestazioni popolari di massa che ebbero luogo principalmente appunto in piazza Tiananmen a Pechino dal 15 aprile al 4 giugno del 1989 e culminato nel cosiddetto massacro di piazza Tiananmen. Cosa successe? L'esercito cinese armato con fucili d'assalto e carri armati aprì il fuoco contro i dimostranti. La stima dei morti varia da parecchie centinaia a parecchie migliaia, con migliaia di feriti. Sebbene la protesta di Tiananmen venga ricordata principalmente per il movimento studentesco, pro-democratico, e la carneficina perpetrata dallo Stato, governo cinese, presenta un punto di svolta nella storia economica e politica della Cina, perché alla tragedia seguì non solo il passaggio definitivo all'economia di mercato, ma anche il consolidamento dei poteri del PCC, che ha causato il crescente autoritarismo che assoggetta i cittadini cinesi e l'estrema diseguaglianza tra le classi sociali, creando appunto un paese in cui i super ricchi e i super poveri sono pervasi dalla corruzione e dalla censura. Perché ho fatto questi due esempi? Se guardiamo bene, la caduta del muro di Berlino è avvenuta 28 anni dopo la sua creazione. Dal disastro massacro di piazza Tiananmen sono passati diversi decenni. Siamo nel 2021,
fate un po' i conti, sono tanti anni. Perché porto questi esempi? Non per fare della politica, ma per dirvi che i processi di cambiamento di nazioni, stati, lo vediamo anche adesso con i fatti che sono avvenuti in Afghanistan recentemente, sono dei processi che tengono, che non tengono conto di me come investitore, ma hanno bisogno della propria maturazione, hanno bisogno dei tempi necessari, decadi, 50 anni, a volte 100 anni. Questo arco temporale non è valutabile, non è possibile conoscere questo arco temporale in precedenza, quando noi andiamo a investire. I concetti fondamentali del mio ragionamento quali sono? E questo ci tengo molto a, diciamo, a puntualizzare queste cose. La variabile di tempo negli investimenti impatta fortemente sull'interesse composto. Se si vuole guadagnare, se si fa l'investitore di lungo termine, bisogna fare in modo che i soldi lavorino con l'interesse composto. I cambiamenti che tutti si aspettano sulla Cina, su come gestisce le aziende, su come si gestisce la libertà delle varie aziende, su come gestisce per esempio la pubblicazione dei bilanci, potrebbe avvenire fra 10, 50 o 100 anni, nessuno conosce queste tempistiche. Le aziende cinesi poi sono fortemente indebitate e il rato di default è molto alto per quanto riguarda le obbligazioni societarie. Perché? Perché c'è ancora questo controllo piuttosto ampio da parte del governo cinese e della politica cinese. Chi va a investire in questi asset nelle aziende cinesi deve valutare il rischio rendimento compreso all'interno della variabile tempo. Chi è giovane, ad esempio chi è un ventenne adesso, potrebbe avere molti vantaggi a cominciare a fare un piano d'accumulo adesso, accumulare adesso sulle azioni cinesi. Chi come me a 43 anni potrebbe cominciare a investire e potrebbe cominciare a vedere i profitti solo quando ormai o in pensione o è vicino, come dicevo all'inizio, alla cassa di Mogano. Non posso saperlo. E siccome ho già un'età, il mio interesse è quello di andare a far crescere l'interesse composto nel modo più sicuro possibile e nel modo più efficiente possibile. E per quanto mi riguarda, alla mia età, investire in Cina non lo reputo un modo efficiente, perché il rapporto rischio-rendimento, non delle aziende, ma proprio valutata alla tematica, alla variabile temporale, non può essere valutata in questo momento. Non si tratta ovviamente di un video politico, ma di un video su come la politica, nel periodo di riferimento in cui viviamo adesso, possa andare a impattare sugli investimenti, in particolare sui miei investimenti. Poi ognuno fa le proprie valutazioni se questo effettivamente può essere una tematica che va a impattare i propri investimenti. Ovviamente sono il primo a dire che se la situazione cambiasse in un breve periodo, per cui nell'arco di, non so, di 5 anni tutto cambiasse in Cina, e per cui il modo in cui le aziende vengono gestite, la libertà che viene data ad esse, ma ovviamente le ultime questioni di Tencent, Alibaba, la fusione con Ant Financial, tutto quello che sta succedendo non mi fanno pensare che avvenga in 5 anni questa variazione. Però ovviamente se questo avvenisse sarei il primo a cambiare idea e andrei a puntare sulle aziende cinesi, perché, come ho detto all'inizio, ci vedo un forte potenziale di crescita. Ovviamente per chi come me a quest'età molto probabilmente troverebbe più efficiente, anche se la situazione cambiasse, invece di andare a investire in aziende singole, andare magari a puntare un ETF che vada a coprire il mercato totale cinese o comunque quello delle grosse aziende, perché dal punto di vista del rapporto rischio-rendimento, appunto alla metà, per un mercato che è in forte espansione ma che ha ancora delle forti limitazioni, potrebbe essere quello che diciamo la soluzione migliore, o comunque quello che io penso sia la soluzione migliore. Andiamo a parlare un attimino delle conclusioni di questo video. Ovviamente questo video non vuole essere un invito a investire, così come non vuole essere un invito a non investire. Volevo semplicemente portare le mie personali valutazioni sul mercato cinese e su quali sono i motivi che mi frenano ad investirci. Come ho detto più volte durante il video, non sono tematiche di tipo politico, ma sono quello che la politica va a impattare nell'arco temporale su quello che potrebbe essere l'efficienza del mio interesse composto sui miei investimenti. Io ho molto meno tempo di un ventenne che magari in questo periodo potrebbe trovare molto efficiente andare a investire in azioni cinesi, anche singole, perché ha 20 anni in più di me, magari, per andare a sperare e aspettare che le cose cambino talmente tanto in Cina che le aziende cinesi poi possono andare a provvederci dei profitti che in questo momento le aziende americane non possono dare, perché è un mercato fortemente maturo. Ricordo che comunque ci sono sia in America che in Europa che in Italia aziende che sono piccole e che possono esplodere in qualsiasi momento.
per cui sono valutazioni che vanno fatte sempre in maniera personale rispetto alla propria strategia di investimento, rispetto a quelli che sono i propri obiettivi di investimento. Bene, spero che questo contenuto e queste mie considerazioni siano state di tuo gradimento e, se non lo fossero state, fammi sapere perché. Magari discutiamone qua nei commenti qui sotto, perché ovviamente so che è un discorso molto ampio che può trovare molte persone in disaccordo e altre in accordo. Mi farebbe piacere un attimino ampliare il discorso. Se il video ti è piaciuto, pollice in su, e se sei nuovo, iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!